Mozzarella di bufala campana DOP. Crescono produzione, fatturato ed export. Ma l'inflazione e gli alti costi di produzione continuano a pesare sul settore. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus agroalimentare parliamo della mozzarella di bufala campana DOP, una filiera alla base dell'economia del Mezzogiorno che conta in totale 91 caseifici. Infatti, secondo un recente osservatorio, solo nel 2022 sono stati fatturati 530 milioni di euro, un aumento del 26% rispetto agli altri formaggi con certificazione DOP, che registrano un più 10%. Questi dati, però, nonostante siano molto positivi, non bastano a tranquillizzare il settore che, come molti altri in Italia, risente pesantemente degli alti costi energetici e della forte inflazione che sta colpendo il nostro paese. Passiamo adesso all'export, perché se il 65% della produzione destinata al mercato italiano si è registrato un aumento del 9% delle vendite all'estero rispetto al 2021. Nello specifico, nel mercato europeo, al primo posto c'è la Francia, dove arriva il 33% della produzione di mozzarella di bufala campana DOP. Al secondo posto invece troviamo la Germania, con il 18,8%, in lieve calo rispetto al 2021. Mentre nel mercato extraeuropeo primeggiano gli Emirati Arabi Uniti, che per il momento coprono l'1,5% del mercato, ma si prevede una crescita nei prossimi anni. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.